Sandro. Sire, che sta succedendo? Sandro, calmati, per favore. Sire, mi vuoi spiegare che succede? Sì, hai ragione. Ora ti spiego tutto. Da quanto va avanti questa cosa? Sire, da quanto tempo è che Claudio si è preso una sbandata per te? Non te lo so dire esattamente, non lo so. È che lui è stato sempre molto affettuoso con me e io scambiavo quello per amicizia. Oh, è tutto così. Quello che c'era tra di noi, no? La complicità, le confidenze. E che io, lui, l'ho sempre visto una... Dai, come potevo pensare che Claudio potesse essere interessato ad una donna? No, Sandro, mi dispiace. Davvero, però è stato quello che non mi ha fatto capire da subito quello che stava succedendo. Sì, però a un certo punto ti sarei anche accorta di qualcosa, no? Sì. Sì, è stato quando... Quando mi ha baciato e mi ha detto che tra noi c'era qualcosa di forte. No, scusa, fammi capire, ti ha baciato? E tu che cosa hai fatto? Niente, niente, non ho fatto niente. Ho pensato che era fuori di testa per la sua situazione familiare e ho fatto finta di nulla. E non hai pensato che potesse interpretare tutto questo come un incoraggiamento? E che cos'altro avrei dovuto fare? Lui stava male. Ma non importa che stava male, lui aveva Sandro, che era il suo fidanzato, e poteva parlare con lui dei suoi problemi familiari. Aspetta, Sandro, aspetta. Per favore, lasciatemi in pace. Non ce la faccio più ad ascoltare. No, ti prego, Sandro, aspetta, aspetta, ti prego. Sì, sì, ho capito, ho capito. Nel trambusto fra Roma e Napoli la situazione ti è sfuggita di mano. Però io ti chiedo una cosa. Quando Claudio si è apertamente dichiarato, quando ti ha baciato, perché non mi hai detto niente? Perché eri a Dubai. E allora? E allora non mi andava di parlare di una cosa così importante e complicata per telefono. E poi non ti volevo mettere in testa altri pensieri oltre a quelli del lavoro. E poi speravo che a Claudio passasse da solo. E non volevo creare problemi né a lui né a mio padre prima del debutto. Però tu hai continuato a vederlo, no? Avete continuato a prendere il treno insieme. Avete continuato ad andare a cena fuori insieme. Filippo mi sta mettendo in una strana condizione, perché sembra quasi che io mi debba difendere, no? Come se fossi colpevole, come se ti avessi tradito. No, fammi capire, è questo quello che pensi? No. Però hai sbagliato. Perché quando hai capito che lo stavi incoraggiando, tu dovevi darci un taglio. Sì, hai ragione, è vero, è così. Solo che ero in piena confusione, non ci capivo nulla. E che da un lato volevo alzare un muro e dall'altro la parte non volevo ferirlo. Ma così l'hai fatto molto più male, non lo capisci? Per non parlare del male che hai fatto a mio fratello, guarda. Che per tutelare la serenità di tutti ho fatto un casino, hai ragione, ho fatto un casino. Credimi, io mi sento talmente in colpa con Sandro. Lo so che gli ho fatto del male, ma non volevo. Ti prego, abbracciami.
in arrivo la rivelazione teatrale dell'anno, la grande star. Anche oggi in ritardo, come sempre. Sì, e anche oggi andrà in scena in perfetto orario, quindi eviti sarcasmi inutili che non sono in vena e mi faccio andare in camerino. Non ti permetto di parlarmi così, ragazzino. Ma chi ti credi di essere? Questo vale anche per lei. E mi tolga immediatamente quelle mani di dosso. Scusami, ti disturbo? No, figurati. Ti volevo salutare. Sto per ritornare a Roma. Ma come parti? Scusa, non avevi detto che ti saresti fermato per il fine settimana? Sì, è che ci ho riflettuto e è meglio che anticipi, anche perché ho diverse cose da fare. Ho capito. Allora, buon viaggio, Sandra. E ricordati che questa è sempre casa tua, puoi tornare quando vuoi. Certo. Stammi bene, eh? Ciao. Ti accompagno? No, no, non c'è bisogno. Lei mi sta accusando di scarsa professionalità. Proprio lei. Ma che faccia di bronzo. Abbassa i toni, signor Nessuno. Questo spettacolo è mio, non dimenticarlo. No, ma come potrei? Come potrei, eh? Lei ce lo ricorda ogni minuto, ogni giorno, a tutti quanti. E sa una cosa, infatti? Noi ci chiediamo tutti perché abbia voluto mandarli in malora. Che avrei fatto io? Tanto per cominciare. C'è stato dentro con i suoi capricci inutili, eh? Con i suoi capricci isterici. Poi dopo ha perso ogni credibilità dando la colpa dell'insuccesso a tutti quanti tranne che a se stesso. Non si è preso mezza responsabilità. Parli di credibilità tu. Tu che sei qui unicamente. Perché sei stato raccomandato da mia figlia, eh? Che ingenuo che sono stato. Dovevo capirlo subito che bastardo sei. Io invece lei l'ho inquadrata subito. Un attore mediocre. Montato da un illusorio successo televisivo. Un arrogante che ha avuto la presunzione di prendere in giro tutti quanti. La critica, il pubblico teatrale e il povero Chekhov che in questo momento si starà rivoltando nella tomba. Eh? E visto che hai parlato di Serena? Allora sappi che se come attore sei mediocre, come uomo e come padre, fai pena. Perché Serena si è sobbarcata la fatica immane di starti appresso, di darti una mano, di starti dietro, di aiutarti a montare su tutta questa baracca. E tu cosa hai fatto? L'hai umiliata davanti a tutti!